La società Donelli si occupa principalmente di anticorrosione in generale, quindi dal trattamento del ferro, dal trattamento dei cementi armati, dell'anticorrosione in generale e della protezione dal fuoco. In Italia abbiamo dei grossi clienti per cui ci affidano dei lavori importanti sull'anticorrosione, sulla protezione dal fuoco, come può essere la SNAM, l'ENE, Lady Power, o clienti grossi. In Francia sono 6 anni che stiamo lavorando esclusivamente per l'EDF su condotte forzate sia interne che esterne. E questo è uno dei primi lavori grossi per una condotta, non tanto per i 2 chilometri, ma per una verticale di 1 chilometro, in tutta in verticale, ed è uno dei primi lavori che anche l'EDF affronta all'interno di una condotta. L'entreprise Donelli a été retenue suite à un avis de marché européen, sélectionnée parmi 4 entreprises. Les moyens mis en œuvre par la société Donelli pour réaliser les travaux de 2014 ont permis de finir les travaux dans les temps. L'impresa Donelli ha una forza nel suo organico. Praticamente tutte le persone che sono assunte o che lavorano nella Donelli seguono, è tutto personale interno, personale che è abituato ad avere un insieme di forza, che riesce a lavorare in equipe praticamente per poter svolgere i lavori insieme, e vengono spostate le persone in base alle esigenze dei cantieri. Ci serve quassù anche il trasformatore a 24 e dei cavi a 220. La società Donelli ha una forza di circa 300 persone dislocate in tutta Italia, nelle varie società. Soprattutto personale, la maggior parte del personale Donelli è gente che sta lavorando con la Donelli da 20 anni, 30 anni, ed è tutta gente specializzata, gente che è stata formata per lavori specifici, come in questo caso sono stati effettuati dei lavori su cordisti, lavori in spazi confinati, ed è tutta persona specifica per questo tipo di lavorazione. 1, 5, dell'altro 9. Ci servirebbe uno di quei rulli per evitare l'attrito della corda. Il nostro obiettivo è incidenti zero. In questo caso specifico, dove stiamo lavorando all'interno di una condotta, si è cercato e si cerca tutti i giorni di limitare qualsiasi tipo di rischio, rischio in generale. Sono stati effettuati, essendo un cantiere in montagna, sono stati effettuati dei particolari ponteggi, avvalendosi di una società specifica per la costruzione dei ponteggi. Oltre a questo abbiamo preso in altre società locali che ci garantiscono e ci aiutano sui lavori all'interno della condotta su corda, quindi noi abbiamo tutte le persone che sono formate per lavorare all'interno su corda, ma comunque abbiamo un aiuto esterno di una società molto più tecnica. Le rôle de l'équipe Versant est d'assister à l'entreprise Donelli dans tous les accès difficiles, donc de verticalité. Donc ce qui est pas mal pour nous, c'est que les ouvriers Donelli ont une formation de base, de corde. Faire très attention au frottement de corde, parce que la corde peut très vite céder, et aux amarrages. Donc nous, on est là pour veiller à ça, que les amarrages soient irréprochables, qu'il ne puisse rien arriver. Nous, on a fait tous les accès au trou d'homme de la conduite forcée d'Orlu, donc grâce aux cordes. On a utilisé les amarrages naturels, les arbres. Après, on a fait quelques ancrages sur la falaise. Et l'entreprise Versant s'est chargée aussi de mettre des filets de protection, puisqu'il y a beaucoup de risques de chute de pierre. Et voilà, donc c'est la sécurité avant tout. Ce l'hai tutto tu? Lo prendi? In questo specifico cantiere, di questa condotta forzata, che è lunga 2 chilometri, la società Donelli si occupa del trattamento anticorrosivo all'interno della condotta. Tutto il sistema di idrodecappaggio, di sabbiatura e il sistema di verniciatura della prima mano e della mano finale viene effettuato con dei robot.
Ci troviamo dentro la condotta, all'interno della quale abbiamo il carrello che supporta i tre sistemi di lavorazione. Adesso abbiamo il sistema di sabbiatura con questi due geli collegati Y al motore che praticamente si occupano della seconda fase della lavorazione. Per la prima fase si utilizza, come già detto, questo stesso carrello con il sistema però per l'idrodecapaggio. Praticamente non è altro che una pompa che spinge l'acqua ad alta pressione qua all'interno del macchinario e con degli ugeli rotanti effettua la lavorazione togliendo la prima parte della vernice residua. La seconda parte appunto viene tolta dalla sabbiatura. Una volta effettuata la sabbiatura viene fatta la pulizia della condotta e in ultima fase viene montato su questo carrello il sistema di verniciatura, sempre con un motore e delle lance rotanti che effettuano appunto la verniciatura, dando i necessari micron affinché venga reso il lavoro ottimale. Nei cantieri particolari, come possono essere condotte forzate o dighe che sono presenti in un paesaggio come questo, la Donelli è molto attenta all'inquinamento. La sabbiatura, ad esempio, vengono utilizzati degli abrasivi non cancerogeni, non inquinanti, come ad esempio in questo caso vengono utilizzati una sabbia proveniente da delle rocce spaccate. Per quanto riguarda invece l'acqua che viene prelevata dalla diga, viene utilizzata per l'idroscarifica e poi viene filtrata con dei sistemi di filtraggio che poi vedremo più avanti, che sono posizionati in basso, in modo da consentire che l'acqua venga rigettata nel fiume così come l'abbiamo prelevata dalla diga. Il cantiere in oggetto si trova parte da una quota bassa e arriva fino a 2000 metri, quindi abbiamo dovuto creare una base de vie. L'impresa Donelli ha cercato di rendere la base de vie che ha costruito più confortabile possibile per il personale che va ad effettuare dei lavori sulla condotta. Ha cercato di creare un sistema d'acqua potabile, un sistema d'acqua filtrata e un sistema di rifiuti ben catalogati e divisi in maniera da rispettare l'ambiente. Ha cercato anche di poter dare il massimo comfort alle persone dandogli delle basi di internet, un sistema telefonico satellitare e un sistema TV parabolico con tutti gli annessi e di sistema radio a lunga distanza. La società Donelli si è adattata a tutti i tipi, pur essendo restata sempre nel campo dell'anticorrosione, si è adattata a tutte le evoluzioni e i cambiamenti che ci sono stati in questi ultimi anni. Passando appunto dalle semplici imbiancature o verniciature di edifici, siamo passati a dei lavori così particolari come possono essere le condotte forzate interne o quant'altro di specifico nella lavorazione dell'anticorrosione.